Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Salva i lemuri, oggi invece un banchetto selvaggio. Guarda come sono felici di vedere del cibo. Benvenuti giganti di New York. Ah, salve! Al momento giusto. Stiamo preparando una bellissima festa con carote, funghi e cipolle cavernicole. Ah, per dessert c'è la torta di angurie. Ma non abbiamo nulla di simile. Ah! Ecco perché noi lemuri siamo così operosi. Vabbè, certo. Ciao! Andate voi a cercarlo. Il problema della festa è che quando i fossa ci hanno attaccato hanno spazzato via le nostre scorte di cibo. Ce n'è sempre una. Beh, sarà una grande serata. Qualcuno vuole del cibo? Voi potreste contribuire portando del foraggio. Mi sembra pericoloso. Allora, che ne direste di raccogliere frutta e verdura? Vi prego, stiamo morendo questo di fame. Bene. Allora è deciso. Ma che brutto, Julian, senza avere la corona in Usa testa, i dai! Per selezionare un altro dei tuoi tre amici. Tutti hanno abilità diverse e possono svolgere incarichi differenti. Ah, un'altra cosa! Se ti servono consigli su dove cercare le portate del banchetto, puoi tornare da me e io cercherò di aiutarti. Va bene! Allora, questo è un pezzo che effettivamente ricordo con un... proprio un filo di memoria, perché è talmente grossa questa zona veramente che wow, l'unica cosa che mi ricordo è quella cosa là sopra. Posso prendere il mango con Gloria? No, è solo una roba di Alex, ok. Gloria rotola. E rotola non all'infinito. Ma voi, occuparvi del cibo, eh? Bastardi. Ehi, ma quando inizia il banchetto? Allora, qua c'abbiamo le carte per Gloria. Andiamo di qua allora. Il campo delle carote. Ah, devo menare. Ma poverini! Non pensavo fossero nemici io. Ma dai. Qua invece c'è Alex. Perfetto. Ehi, ma pezzo di merda, ridammi la cura. Ma perché gli uccelli mi menano adesso, quando con Alex li abbiamo aiutati a cercare le perle? Poverini, cioè, poverini, il cazzo, nel senso. Allora, con Gloria probabilmente per questa vieni qua, non riesco a prenderlo. Dobbiamo prendere tutte le carte. Dov'è l'ultima? Bella domanda. Di qua ci va Alex, quindi noi dobbiamo cercare un punto dove c'è ancora una carta per Gloria. Grazie della moneta. Forse sarà nella zona di prima. Penso di sì, secondo me. Eccola là, infatti. Stavo dicendo, queste rocce. Ah già, lei non fa il doppio salto, lei fa la schiacciata di culo. Madonna, l'abbiamo usata talmente poco, Gloria, che chi si ricordava più. Ecco qua, con calma. Ecco fatto. Vai, ma porca. Oh, come stavo dicendo. Ecco a te l'ultima tessera. La nuova abilità, il colpo d'anca. Ok, abbiamo ottenuto una nuova abilità. Tornando al campo delle carote, invece, cosa otteniamo? Ehi là, ma tu sei un lemure? Sei un lemure un po' cicciotto. Le carote giganti preferiscono crescere in questo giardino, ma le talpe le prendono prima che diventino mature. Ho bisogno che le salvi schiacciando le talpe non appena sbucano in superficie, ok? Vabbè, certo. Okay? Come no? Posso farcela. Ottimo, fagli vedere che lì dietro il tuo pezzo forte e che i frutti, anzi le verdure del tuo lavoro ti spettano di diritto. Sai scavare? Eh, me lo auguro. Buona fortuna, Gloria. Eh beh, certo. Devo ucciderne 15, eh? Arrivo! Beh, fermo! Merda, una è scappata. Dai! Cavolo! Iniziamo ad essere sempre più veloci. E dai! Maledetto ippopotamo! Ah, ok, ce l'ho fatta. Non è ancora fatta l'ultima parola. Cosa sei, un anziano? Eccoti il premio, Gloria. Tieni le carote, beccate. Un tortino di carote, o penso sia un succo, forse. 1 su 10, Dio mio. Niente più? Vabbè, allora qua cambiamo e prendiamo Alex.
Fagli batti 5. Chi ha dovere, Alex. Neanche in persona 5 si scambiano ora così. Tocca il mio numero. Madonna, quella non è mai la voce di Alex comunque, dai. Allora, abbiamo ottenuto un mango e possiamo ancora solo gridare contro la roba. Qua ci sono i fungoni. Wow. Beh, si salta sui funghi. Bonghidi, bonghidi, bonghibi. Ok, posso fare anche il doppio salto. Dio mio, cos'è stato quel salto gigantesco? Allora, lì c'è un cerchio. Ma su quest'isola mangiano tutti frutta e verdura. Nessuno vuole un succoso filetto. Ho già capito. Ho già capito cosa dovrò fare in questa zona. Dovrò saltare tipo Simon Say sui funghi che loro mi dicono. Cazzo, no. Vorrei farti notare i funghi che crescono qui. Sono delle leccornie dal gusto veramente delizioso. A me piacciono i funghi. Naturalmente tu sai che sono piuttosto rari e che crescono solo in condizioni ben precise. Devi ripetere con esattezza le loro sequenze di colori per farli crescere. Ho indovinato. Ripetere? Devi ripetere le sequenze di colori dei funghi per farli crescere. Non è ciò che volevo dire. Cioè, questo gioco mi sembra familiare. Oh, ti assicuro che non è un gioco, mio incolto amico. Questa è arte. Va bene, procediamo. Vai. Verde, rosso, giallo. Mi piacerebbe aiutarti, ma è impossibile. Verde, rosso, giallo. Verde, rosso, giallo, blu. Temo che dovrai arrangiarti da solo, Alex. Verde. È così che funziona. Rosso, giallo, blu. Verde, rosso, giallo, blu, rosso. Mi scuso per non essere di maggiore verde, aiuto. Ma rosso, dovrei fare tutto da solo. Giallo, blu, rosso. Verde, rosso, giallo, blu, rosso, giallo. Ok. Continua verde, così, non perdere rosso, la concentrazione. Giallo, blu, rosso, giallo. Splendida esecuzione. Yeah. Ora prendi i funghi e potrai assaggiare una vera delizia. Che buoni i funghi. Non vedo, è troppo lontano. Non so descrivere cosa fosse, forse tipo una tartar di funghi? Non lo so. Esiste la tartar di funghi? Non lo so, probabilmente la mangerei però. Ok, ora che abbiamo preso carote e funghi, credo che questa zona sia completa. Aspetta, lì c'è un cerchio. E come ci arrivo? Ma quanti cerchi stanno spuntando? Peccato, ma dai! Così penserebbe la gente a portarci il cibo. Certo. Allora, preso un medikit. Voglio riuscire a raggiungere quel cerchio. Come devo fare? Aspettiamo che si abbassi e proviamo a saltare, Alex. No, troppo in basso. I frutti picchi. Ecco fatto, perfetto. Ho avuto un attimo. Dai che ce la fai. Ok, abbiamo fatto Alex e Gloria in questa zona. Potrei prendere Melman e andare di là. Ah, aspetta, qua c'è un mango, qua invece c'è un altro anello che vorrei prendere. Anche lì c'è un anello che vorrei prendere. Dannazione. Se li avessi visti prima almeno mi organizzavo. Ecco qua, un altro anello. Lì ce n'è un altro verde che adesso andiamo a prendere. Se scendo di là c'è qualcosa? Chi lo sa? Vai via, maledetto piccione. Prendilo, bravo. Allora, aspetta, per salire basta che mi arrampico. Grazie. Qua chi è che ci deve andare? Alex, perfetto, già che ci siamo allora ci vado. Allora, prima però. Ok, qua non sotto si può scendere. Non dovrei procurare il cibo da solo. Non ci hai mai provato? Oh no, le api. Devo andare di nuovo alla ricerca dei fiori, ti prego, no. Oh, salve ancora, mio gigantesco salve. Amico. Che piacere rivederti. Purtroppo non è che veda molto altro perché ho perso gli occhiali. Vabbè. Vorresti essere così gentile da guidarmi verso le piante che devono essere impollinate? Certo. Il piacere di rivederti è tutto mio. Sì, sarò più che lieto di aiutarti.
Oh, certo che lo sarai. Sei un così bravo ragazzo. Oh, ti do una caramellina. Sai, devo raggiungere le piante in un ordine ben preciso, oh, in modo no. che tutte abbiano raggiunto la piena fioritura. Quindi stai molto attento e guidami bene. Va bene, basta che non mi Prima pungi. Prima dobbiamo raggiungere la cremosa pianta cremisi che è molto vicina. Ok, rosso. Poi tocca la pianta blu più blu. Oh merda, dov'è? Eccola. E ora la pianta verde lime. Arrivo. Devo trovare una pervinca. Tu sai com'è fatta una pervinca, no, vero? No, però... Ora tocca la pianta schiuma verde. Somiglia alla pervinca, ma è verde chiaro. E dov'è? Che ne so io dov'è, signora? E dai! Dov'è? E che ne so io, signor? Signora, io che ne so? Non è andata molto bene, mio caro. Vorresti riprovare? Vorrei riprovare. Ma che ne so io dove sono le piante, signora? Signora ape, riproviamoci. Trova i fiori. Allora, prima il rosso. Poi tocca la pianta blu più blu. La blu più blu. E ora la pianta verde lime. La verde lime. Devo trovare la pervinca. Tu sai? Non ho idea di cosa sia una pervinca, signora. Verde. Somiglia alla pervinca, ma è verde chiaro. Ecco qua. Eccola, l'abbiamo trovata stavolta. Eccomi. Ne restano solo un paio. Ora tocca la rarissima pianta grigia. Arriva. È qui. Prendila. E finalmente la pianta nero fumo, che ha il colore del carbone. La nero fumo. Eccola qua. Arriva, signora. Ecco lei. Eccezionape. Eccezionape. E abbiamo ottenuto il drink al miele. Sarà talmente dolce. Allora, qua chi è che ci andava? Alex, perfetto. Dove siamo? Nella grotta delle cipolle. In questa grotta crescono le cipolle cavernicole. Raccoglile in fretta o i ragni ti precederanno. Oh no, i ragni di nuovo. Avremo bisogno di molte cipolle cavernicole per preparare il gran trionfo di sapori vegetali. Eh beh, certo. Ma io... Non tergiversare, la stagione del raccolto dura poco. Certo. Cosa devo fare? Solo raccoglierle? Cosa devo fare? Dove? Dov'è finita? Ma scusami, ok, una. Eccola. Che cacchio però, Qui hanno solo verdura. Gente, con le cipolle cavernicole non vi farete molti amici, certo che no. Ma dai, ok. Me la stava per fottere. No, e dai Alex, anche tu però, Prendila. Ah vabbè, ma i ragni sono lenti in ogni caso. Cioè ci mettono un'eternità a prenderle. Ma ci arriverò a 20 almeno. Dai Alex, cazzo. Ti sei arrampicato su zone più difficili. Anche tu però, Non riesco a credere che mi facciano lavorare così tanto. Ma sai chi sono io? Ecco qua. Ma è bello che dicono onion loro, Dov'è lui? Prima? Eccola qua, perfetto. Ce l'hai fatta! Cipolle Hai prese. Hai raccolto abbastanza cipolle cavernicole per il gran trionfo di sapori vegetali! Ora potremo banchettare per giorni e giorni. Che squisitezza! Che squisitezza! E avere un alitazzo. Che squisitezza! Mi sembrano un po' troppo allegri. Ok, e abbiamo ottenuto il trionfo di cipolle, anche se non lo vediamo. Ok, 4 su 10. Andiamo a cercare il resto? Allora, stavolta prendiamo Melman. Ecco fatto. Prenditela comoda, ragazzone. No, non me la prenderò molto comoda. Beh, certo. Faccio in fretta perché io ho paura di questa zona. Ah, ma è vero, tu non fai il doppio salto. Ma quando inizia il banchetto? In realtà salta anche molto in basso. Salta veramente in basso, Melman. La cosa non è molto buona, in realtà. Allora, qua è per te, Melman. E allora proseguiamo. Cosa dobbiamo fare? Prima prendere questa carta. Dobbiamo tornare qua con Gloria dopo.
Lì c'è un masso da rompere. Colpo di testa. Acchiappa la talpa 2.0. Cosa dobbiamo fare? Parliamo. Hellman, grazie al grande baccello sei qui. E ora sai colpire di testa. Molto bene. Ho quasi paura a chiederlo. Gli scarafaggi stanno cercando di rubare le nostre noci moscate per preparare la succosa bibita di noce moscata. Mi devo sbarazzare di loro, ma sono troppo piccolo. Mi fanno proprio infuriare. Mi piacerebbe stritolarli e gridargli qualcosa in faccia. Perché non può farlo Alex? Gli altri giganti di New York li spaventano solo temporaneamente, così poi tornano. Ma tu puoi fare qualcosa. Vedi, posso schiacciarli? Non ti temono perché hai paura di loro. Ma se fai appello al tuo coraggio, puoi aspettare che arrivino e colpirli di testa. Perché continui ad aprire le zampe? Ho paura di loro. Allora, puoi restare al centro del mucchio di noci moscate, che formeranno una specie di barriera protettiva. Sì, perfetto. E poi potrai colpire gli scarafaggi di testa quando verranno a prendere le noci moscate. Va bene, ci provo. È disgustoso. Beh, vuoi bere la succosa bibita di noce moscata? No. O no? È veramente buona. Ok. Va bene, ci proverò. Devo aspettare proprio che si avvicinano. Ma gli scarafaggi quanto sono pericolosi in Madagascar? A parte che quelli non mi sembrano scarafaggi, mi sembrano più come si chiamano? Gli stercorari. Guarda come spostano le noci. Vieni qua. Noghi. Dai. My noghi. Ma perché lo dicono in inglese? Dai. Dai, altri due. Noghi. Ecco fatto. Senza nessun annuncio di mortino. Il succo di noce moscata. Dio mio, 5 su 10. Perfetto, siamo già alla metà del nostro obiettivo. Quindi abbiamo detto, ci serve di nuovo Gloria. Scusa un attimo, fammi provare una roba. Fango. Fango, me lo ricordavo. Allora, riprendiamo Gloria. Gloria, avresti dovuto vedermi. Sì, Melman, sei esatto. Il classico re della giungla. Il classico re della giungla. Allora, prendiamo il nostro peperoncino al culo e facciamo così. Allora, qua c'è un altro cerchio per Alex che dovremmo andare a prendere. Ma le ostriche si apriranno solo con Alex? Mi sa tanto di sì. Sì, mi sa di sì, Allora, qua abbiamo bisogno di Martin, Melman, forse, e anche di Gloria. Però anche Alex c'ha gli anelli da prendere. Dannazione. Allora, io inizierei a portare qua Alex, almeno ci facciamo il giro degli anelli. Ok, Alex, tocca di nuovo a te. Stavolta prendi un po' di anelli. Questo. Questo qua appena si abbassa. Ecco, perfetto. Ne mancano tre. Uno tra l'altro l'abbiamo già visto, ma non possiamo raggiungerlo per ora. Anche se sono enormi, i frutti non mi sembrano più appetitosi. Qua? Però per apprezzerei chi? Molto delle per cotolette Martin, giganti. Ok. Perché dico Martin? Marty. Qua invece il totem. Ah beh, potevo... Oddio, potevo cambiarlo direttamente qua. Prendiamo tutte queste monete. Qua c'è Maurice. Vai via, stronzo. E scivoliamo. Yay. Dio mio, come divertirsi con poco e niente. Cosa abbiamo ottenuto? Il succo di qualcosa, 6 su 10, perfetto. Questo però non mi aiuta. Mi ha fatto arrivare nel fango. Questo non mi aiuta a prendere quell'anello. Però forse se vado di qua, secondo me ci arriviamo. Vediamo, sì, secondo me è quello giusto questo. Ecco fatto, perfetto, ce ne mancano solo due ora. Oh, ma quanto impegno per questo livello, veramente. Si dirama con tutti e quattro i personaggi. Ogni personaggio ha la sua roba da fare, è fantastico. Oh, c'è un altro anello qua, aspetta. Ecco fatto. E abbiamo ottenuto qualcosa con le alghe. 7 su 10, perfetto. Mi dispiace andarvene? Forse non le posso uccidere, però forse posso almeno allontanarle. E soprattutto dentro le conchiglie
ci troviamo il denaro. Vai via. Allora, andiamoci a prendere le altre conchiglie che non abbiamo preso. Vai via. Apriti, non c'è niente. Ok, questa già aveva qualcosa e questa non aveva niente, peccato. Ok, ci rimane ancora uno scivolo, questo qua per... Ah, aspetta, ci rimane anche l'anello da prendere, perfetto. Andiamo a fare tutte e due le cose. Saltiamo, saltiamo. Salta ancora. Salta, salta, si volar. Ed ecco qua un altro anello. Perfetto, tutti gli anelli sono stati completati e quindi penso che con Alex abbiamo finito. Prendiamo Marty. Tocca a te, Marty. Grazie, Alex. Allora, aspetta. Una carta è qua. Prendiamola subito. Prendila, bravo. Una carta è lì. L'altra carta invece era all'inizio del livello, infatti ci dovrò andare per forza. Allora, Marty, ci manca ancora uno scivolo da fare e penso che li abbiamo fatti tutti. E penso che stavolta le monete le prendiamo tutte quante, almeno spero. Prima però andiamoti a prendere la carta passando da questo scivolo. Come si divertono loro con queste cazzate, anche io. Ecco a te la tua carta, se riesci a saltare. Tutto... Cosa hai ottenuto? Il salto lungo. E vai. Finalmente tutti hanno un'abilità di salto. È uno slancio in avanti ed è fighissimo. È il colpo missile praticamente. Fammi indovinare. Con questa ranocchia dovrò sostanzialmente saltare, immagino, vero? E quindi vuoi sfidarmi a una gara di salto, eh? Credi Ma è il doppiatore di Barney questo! Non ho mai parlato di gare di salto. Non ci conosciamo neppure. Comunque, visto che hai sollevato l'argomento, credo proprio di poter saltare più lontano di te. Eh beh, certo. Ah, allora perché non organizziamo una piccola gara? Se riuscirai a saltare più lontano di me, ti darò un po' dei miei frutti batrace. Sono un regalo fantastico. Naturalmente, se vincerò io, dovrai ascoltare qualche parolina mirata a umiliarti. Dio mio! Mi sembra un ottimo accordo. Vediamo cosa sai fare, rana. Inquietante. Ehi, zebra, ti ho sottovalutato, miss. Ma sì, sei in gamba, lo ammetto. Ma quello era solo il primo salto. Il primo. Il Ora primo? Vedremo come andrai nel prossimo. Ok. Come merda. Puoi vedere? Sì, dai, fammi riprovare. Sei tornato per fare una... Dai! Salta più lontano della rana! Ok, riproviamoci. Ecco fatto. Amico mio, voglio rivelarti un piccolo segreto. Non hai ancora visto i miei salti migliori. Vediamo il suo superpotere. Sono andato piano con te, ma credo che le cose cambieranno presto. Dovrò usare tutta la mia massima potenza. Con un solo salto? Ecco fatto. Straniero, credo di aver sbagliato a giudicarti. Già. Le tue zampe saltano molto bene. Forse meriti un po' di frutti batrace per il tuo disturbo. Grazie. I frutti batrace ora sono nostri. Abbiamo quanto? 8 su 10. 8 su 10, questo vuol dire che con quello facciamo 9. Dobbiamo trovare il decimo poi. Allora, tocca di nuovo a te. Vieni, Gloria. Vai, bellezza. Marty, nessuno usa più quell'espressione. Sì, effettivamente, ormai è una roba vecchia. Allora, con chi devo parlare per avere un po' di anguria, eh? Se andassi a Palermo, vedi quante angurie che trovi. Ehi, stai per caso facendo yoga? Sto solo cercando di prendere questo frutto. È Ubaldi! Sei innamorato. Oh... Cuore mio, smettila di battere così. Ma cosa dici? Mi chiamo Wilbur e tu sei la creatura più bella che abbia mai visto. Devo averti. Ma per favore, ti sarà molto più facile procurarti quel frutto e già non mi sembri molto capace. Beh, io... Ecco, Wilbur. Non posso sollevare pesi perché prima mi sono fatto male al ginocchio facendo qualcosa di... Davvero spettacolare. Senti, forse potresti aiutarmi a schiacciare le angurie per preparare la mia famosa torta di angurie. Yeah. E io cosa ci guadagno? Ah,
Potrei prepararne un po' anche per te, così la porterai alla tua festa. Andata. Molto bene. Dobbiamo solo schiacciare le angurie in fretta man mano che maturano. Altrimenti marceranno in fretta. E io uso solo frutta fresca. Oh no. Oh cazzo. Non puoi accelerare un po'? Ma stai zitto, Wilmore. Ah, posso anche schiacciarla così, perfetto. Grazie tesoro. Merchiop. Non è facile controllarla, eh. Porca. Non riesco a salire là sopra. Così si fa. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Me ne mancano solo 9. No. Ecco fatto. Solo 6. Dove sono? Ok, uno è lì. Forse in una vita precedente era una focosa messicana. Cosa ne sai tu del Messico? Fermati. Va tutto ok, benissimo. Solo 3. Ne mancano 3. Uno è lì, perfetto. Dai! Di un soffio! Porca puttana, no! Troppo tardi. Trova l'ananas, schiaccia le angurie e i funghi raccolti record 10. Ah, è un altro minigioco. Ok, no, non mi interessa. Probabilmente gli ci vorrà un altro giorno per maturare. O forse pochi secondi. Torna più tardi e riproveremo. Come no? Riproviamo. Sei tornata. Ok, riproviamoci. Che mi ha fregato quella zona là in alto a me, in realtà. È quello il problema. Non e poi il problema non è preciso quando usi la velocità, santo cielo. Fermo, ecco appunto. Ok, con calma, aspetta. Cioè, con calma no, abbiamo il tempo limitatissimo. Ok, aspetta. Prendiamo questo. Vabbè. Così si fa. Vediamo. Buoni questi peperoni. Mi fa piacere che ti piacciono. Dai però, la mira. Ok. Ne mancano solo 3, ne mancano solo 2, eccoli. No. Ok, solo 1, ecco fatto. Ce l'hai fatta. Al secondo tentativo. È stato fantastico. Dovremmo uscire ancora insieme. Molto come no. Presto. Uscire ancora insieme. Sì, ma ora devo iniziare a preparare la torta di angurie che ti grazie. Ho promesso. Grazie. Ecco. A più tardi. Ed ecco la torta di anguria. Ora noi ci manca. Ma... ah, il cupo d'anca, Dio mio, quanto è potente. Allora, adesso ci manca l'ananas. Allora, caro amico lemure, dove si trova l'ananas? Sono impaziente di avere dei gustosi ananas al banchetto. Credo che ce ne sia ancora qualcuno appeso a un albero nelle vicinanze. Per raggiungerli dovrai saltare molto in alto. Ok, forse questo è un compito per Alex. Ecco, Alex. Alex, amico mio. Sì, Gloria, sarò lieto di sostituirti. Sì, Gloria. Ok, aspetta, devo saltare molto in alto, aspetta. Cavolo di poco. 3, 2, ecco fatto, perfetto. Stava clippando, ma non importa. Ed eccoli qua, 10 su 10. Di New York, grazie per averci aiutato a trovare tutti gli ingredienti per il meraviglioso alimento che vi offriremo al nostro specialissimo e straordinario banchetto. Che alimento? In cambio del vostro aiuto vi offriamo... le chiavi della giungla! Dire, la giungla non ha la porta e quindi non servono le chiavi. Beh, allora cosa gli possiamo dare? Visto cibo. Che è un banchetto, diamogli del cibo. Esatto. Benissimo! Sapete, offrire le chiavi della giungla è un'usanza ormai vecchia. E poi a cosa vi servirebbero? Così ho cambiato idea. Infatti vi offro tanto, tantissimo cibo del nostro banchetto. Credevo che l'avremmo ricevuto. Grazie infinite. Va bene, grazie. Scusate. E vai! Nuovo livello sbloccato. Solita prassi, entriamo nel negozio e compriamo qualcosa. Fantastico. Tipo, compriamo questo. Compriamo questo qua.
la festa dei lemuri, ma perché no? Il brano 1, festa 2 giocatori. Brano 1. Ok, ci rimango 11 monete. Aspetterei le prossime e prendiamo questo qua. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per trovarmi in live dal lunedì al venerdì alle 9 di sera. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!